a carattere cubitali sui giornali di tutta l'Italia è apparso un articolo dove si raccontava che la Chiesa, e per essa il Cardinale Bagnasco, avesse salutato la discesa in campo di Mario Monti, odierno Premier del nostro governo. Curiosi, come lo siamo sempre, abbiamo inteso ascoltare alcune voci. Lo abbiamo fatto a Pagani per questa mattina, nei giorni prossimi lo faremo in altre città, per capire se i cittadini, le persone, i cattolici sono d'accordo o meno sulla posizione presa dalla Chiesa. Diciamo che ancora non è una cosa che ho metabolizzato, speriamo che la cosa sia utile. Lei e dice... che io non lo so, sono ancora indecisa. Ma l'atteggiamento della Chiesa lei lo condivide? Non del tutto. E il signor Marita? No, non lo condivido l'atteggiamento della Chiesa. Credo che si debba scendere in campo per una migliore condizione sociale, però penso che la Chiesa si dovrebbe interessare di altro. La Chiesa spesso e volentieri è scesa in politica e si è ritirata, a volte anche un po' a proprio uso, a proprio consumo. Poi io sono un collaboratore parrocchiale, quindi magari non dovrei dirlo. Però io penso che la Chiesa debba risolvere i problemi religiosi. Assolutamente no. Perché? Perché la Chiesa non ha questo compito, la Chiesa ha altri compiti più importanti. Quindi la politica per la Chiesa non credo che sia un fatto positivo. I cattolici sono da ambo le parti, da tutte le parti, sinceramente, a destra e a sinistra, e quindi il fatto che si sia schierato, personalmente io penso che non sia un fatto positivo. Lei la pensa alla stessa maniera? Sì, alla stessa maniera, professore. Io proprio dico la verità, io con la Chiesa non sono d'accordo. Se vado in ferma al bambinello nelle varie chiese, però se vedo il prete sull'altare fuggo. E perché? È una mia cosa che mi è venuta negli ultimi tempi. No, che è salutato Monte, è un'educazione che è salutato Monte. Poi vediamo come l'ha salutato Monte la Chiesa. Ok, ma credo abbia dato delle indicazioni o no? Non lo so. Dottore, lei apprezza questo gesto? Certo, per me è una cosa positiva, è un riconoscimento secondo me della serietà di Monti. Detto questo, poi ognuno fa una valutazione politica. Quindi lei non contesta la Chiesa per il fatto? No, assolutamente no, e per quale motivo? Nel momento in cui la Chiesa in altre occasioni, altre volte ha dimostrato anche di favorire chiaramente Berlusconi nel momento della vittoria di Berlusconi, quindi per quale motivo mo dovremmo contestare la Chiesa? Non esiste. Cavour cosa disse? Libero Stato in libera Chiesa, non mi sembra che sia il caso questo. Ho capito.